Signori miei, sono veramente contento di poter tornare a parlare di una Juventus vincente e devo dire anche la verità, convincente, perché ieri l'abbiamo detto, l'abbiamo bacchettata, abbiamo sprecato troppo, ma per sprecare troppo significa che la squadra ha creato anche tante occasioni da gol. Nel primo tempo qualche piccolo rischio c'è stato, nel secondo tempo invece il Bologna è venuto fuori e la Juventus ha fatto fatica, secondo me anche complice il fatto che alcuni giocatori iniziavano a essere stanchi e su tutti Arthur, che era stato forse uno dei migliori in campo nel primo tempo, autore anche del gol del vantaggio e che poi pian pianino è iniziato a spegnersi e a perdere di efficacia. Però poi la Juve è stata brava perché ha sentito il momento della partita e ha capito che proprio in quel frangente poteva iniziare a spingere nuovamente per fermare, per far male a un Bologna che aveva sicuramente fatto il suo, anche mantenendo soltanto un gol di vantaggio, di svantaggio nei confronti della Juve. Grazie a diverse parate del portiere, perché se dobbiamo lodare il nostro Szczęsny, anche loro devono veramente fare i complimenti al loro Skorupski. Beh, prima di cominciare One Football, qui sotto in descrizione. Ah, è l'ultima settimana, eh? L'ultima settimana di mercato, non possiamo fare altrimenti. Bisogna iniziare ora a capire che cosa faremo, che compreremo, se compreremo qualcuno, se cederemo qualcuno, se ci saranno anche dei ritorni. Io la butto lì, qualche ritorno potrebbe addirittura esserci. One Football, gratis, qui sotto in descrizione. Dicevamo, Szczęsny sicuramente ha fatto un partitone. Nelle ultime partite lo stiamo lodando, lo stiamo esaltando tantissimo. Ecco, diciamo la verità, la Juventus non ha risolto magicamente tutti i suoi problemi legati alla fase difensiva. No, ha fatto due clean sheet nelle ultime due partite, Supercoppa col Napoli e ovviamente partita di Serie A con il Bologna, ma non perché siamo stati impeccabili, fenomenali. Il filtro centrocampo ha funzionato, il difensore centrale non ha lasciato giocare, gli attaccanti ha ripiegato e quindi ha dato una mano alla difesa. No, semplicemente perché Szczęsny si è esaltato in più occasioni. Ieri addirittura Cuadrado che voleva farsi autogol, ancora una volta un riflesso fenomenale di Szczęsny. E torniamo sempre lì, non me la sento di dire che Buffon dovrebbe essere titolare, non me la sento di dire che la Juve dovrebbe cercare un profilo più giovane per la porta, con tutto il rispetto per Donnarumma, per Buffon, per tutti gli altri giocatori giovani che in questo momento potrebbero sognare la maglia della Juventus, ma Szczęsny è ancora relativamente giovane, è un portiere che mi dà tantissime garanzie e sono contento di poter avere un numero uno così affidabile e che tanti sottovalutano secondo me ancora, ma noi l'abbiamo sempre detto, Szczęsny è veramente un portiere fenomenale per quanto mi riguarda, sono contento che possa essere il titolare della Juventus. Poi parliamo dei due vecchietti, di Bonucci e Chiellini, perché noi siamo sempre qua che diciamo, eh sì, però a un certo punto bisognerà schierare De Ligt e Demiral, no? Come coppia titolare. Invece De Ligt e Demiral era esattamente la coppia titolare che ieri non c'era, perché erano Chiellini e Bonucci. E quante partite hanno fatto insieme Chiellini e Bonucci in carriera? Forse non le posso neanche più contare, ma forse anche loro hanno perso il conto, hanno bisogno di aprire l'almanacco e sfogliare un po' di statistiche. E Chiellini e Bonucci insieme funziona. Sembra sempre quella coppia di difensori creata per giocare insieme. E poi vi dico la verità, un Chiellini molto convincente e un Bonucci con di fianco Chiellini ancora più convincente. Poi ovvio che adesso che è tornato De Ligt dal Covid, De Ligt è un titolare, qua non si scappa. Quindi uno dei due deve uscire. Uno dei due deve uscire, non è mica facile adesso, eh? A meno che poi Pirlo non decida di inventarsi qualcosa e spostare Danilo da qualche altra parte, cosa che personalmente non credo, però vediamo. Ad oggi probabilmente vorrei vedere De Ligt Chiellini come coppia, ma sappiamo bene che Chiellini ha qualche problema di continuità, qualche problema fisico e che quindi non sarà disponibile al 100% per tutte le partite. Però ieri sia Bonucci che Chiellini mi sono piaciuti alla grande. Bonucci è tornato a fare quello che più ama, quindi qualche lancio, qualche apertura, e secondo me l'ha fatta anche discretamente bene. Voglio premiare 6,5 entrambi. Danilo invece dei tre, se vogliamo considerare Danilo uno dei tre di difesa, ma a tutti gli effetti ormai è un terzino che rimane semplicemente un po' più bloccato. In un 4-4-2 con geometria variabile, Danilo non mi è piaciuto tanto. Gli do 6 meno perché mi dispiacerebbe dargli un'insufficienza per tutto quello che ha fatto in stagione fino adesso, per l'uomo in più che ha retto la difesa fino adesso, però ieri non mi ha convinto, un po' disattento, molte volte gli sono andati in velocità, su qualche uscita non è riuscito a intercettare dei palloni che semplicemente di solito sono banali per lui, quindi magari anche lui un pochino in fase calante adesso per via della stanchezza. Ci sta, ne ha giocate tantissime una dietro l'altra. Adesso in Coppa Italia mercoledì avrà la possibilità probabilmente di riposare. Vedremo una Juventus simile a quella che abbiamo visto col Genoa, quindi con tanti giocatori giovani della primavera dell'Under 23 pronti a entrare in campo. Quindi 6 meno a Danilo. E invece Cuadrado, che cosa gli vogliamo dire? Croce e delizia, se vogliamo, perché nel primo tempo si divora un gol clamoroso, che sono impazzito ieri in live.
a vedere una roba del genere. Però poi è sempre il giocatore che fa cose. È il giocatore che con degli assist, dei cross, dei filtranti, delle giocate, dei dribbling, ti riesce a risolvere la partita. Quindi 7 pieno a Juan Cuadrado, il migliore dei quattro difensori, ancora una volta. Se di quattro difensori vogliamo parlare, ma sicuramente il migliore ci è mancato tanto. La differenza della Juventus senza Cuadrado e la Juventus con Cuadrado credo che sia evidente. Poi in questo momento dobbiamo anche cercare di capire come verrà gestito Chiesa, che per dire col Milan ha fatto la partita della vita proprio giocando in quella posizione che occupa Cuadrado, quindi esterno di destra. Vedremo se sulla sinistra potrà rendere al meglio. Io me lo auguro, perché se la Juve inizia a giocare con due fasce come Chiesa e Cuadrado che riescono a spingere, ovvio che Chiesa andrebbe a giocare sul suo piede debole. Beh, la Juve diventa veramente molto pericolosa in fase offensiva e gli altri devono preoccuparsi abbastanza. Il futuro credo che sia quello lì comunque, quando poi Chiesa starà bene, penso proprio che andrà così. L'altra fascia, invece, se vogliamo, era proprio Bernardeschi, che ha preso il posto di Chiesa. Ero contento perché comunque la formazione era la stessa che abbiamo visto col Napoli, a patto Bernardeschi Chiesa per via di qualche problemino fisico del Federico, l'ultimo arrivato dalla Fiorentina, perché ormai si fa fatica a dire Federico arrivato dalla Fiorentina, sono due. E, niente, Bernardeschi non mi è piaciuto particolarmente, non ha fatto una partita orrenda, però ha fatto la solita partita insipida. Ho visto che Pirlo ha cercato di difenderlo, di questa cosa mi fa molto piacere, quando gli hanno detto è vero che Bernardeschi ha fatto una brutta partita ieri, DAZN invece mi pare Guidolin ha detto secondo me la partita di Bernardeschi è super positiva al di là della sufficienza. Secondo me no, e ve lo dice uno che non ha paura dire Bernardeschi ha giocato bene, perché l'avete visto anche dopo la Supercoppa. Io ho lodato Bernardeschi dicendo che è stata veramente la scintilla che ci ha fatto svoltare. Però ieri Bernardeschi, secondo me, non ha giocato bene. Ha fatto una partita da 5 e mezzo, nella quale addirittura si è mangiato un gol anche lui insieme a Cuadrado, senza poi avere la bravura di creare altre occasioni o di creare pericoli alla retroguardia emiliana del Bologna. Quindi a me non è piaciuto. Quindi gli do 5 e mezzo, che non è un'insufficienza grave, ma sicuramente un'insufficienza, anche cercando di capire la stagione di Bernardeschi. Io rimango sempre su quello che è il mio pensiero. Bernardeschi è un giocatore che nella Juventus ci può stare, ma non può essere assolutamente un titolare, e lo abbiamo visto. Invece, quando diventa un giocatore a turnover, che va bene che oggi era a turnover, ma per turnover intendo nelle partite, come per esempio quella che ci sarà con la Spal in Coppa Italia, o un giocatore che deve entrare negli ultimi minuti per mantenere il risultato, quindi mettere freschezza, atletismo, gamba per portare a casa i 3 punti. Ecco, in quel caso io Bernardeschi lo vedo bene come titolare, invece penso proprio che non ci siano più le potenzialità e le probabilità di vederlo. Poi stupiscimi, Fede. Sono sempre disposto a rimangiarmi le parole. Io so benissimo che non do verità assolute. L'ultima è quella che diceva: secondo me non vinceremo lo scudetto. E guardando la classifica oggi, invece, ovviamente la testa pensa: beh, guardala un attimo. Non abbiamo fatto niente. Ci siamo dati appuntamento al 22 di febbraio per Juve Crotone. Ne parleremo poi dello scudetto. Adesso bisogna fare punti e vincere. Poi che c'era? Centrocampo, che ormai abbiamo capito, questo deve essere il titolare, e sul mercato io vorrei fare qualcosa qua. Vorrei inserire un giocatore in organico veramente bravo tecnicamente, abile negli inserimenti, buono a girare il pallone, perché Arthur, l'abbiamo visto, deve essere titolare di questa squadra, ma l'abbiamo visto, si scarica. Lui dà tutto, o comunque non riesce a reggere tanti impegni ravvicinati. Quindi serve un giocatore in grado di ricoprire quello che fa Arthur, perché Bentancur, per dire, ieri secondo me ha fatto una partita incredibile, ma da schermo davanti alla difesa. Ora col 4-4-2 Bentancur e Arthur sono allineati, poi quando arriva McKennie magari fanno un lieve shift, vanno a creare una mediana 3, ma di partenza loro giocano davanti alla difesa entrambi, e Pirlo l'ha detto: a me piace Arthur leggermente decentrato sul centrocampo, in grado di creare gioco, e mi piace Bentancur come schermo davanti alla difesa perché è in grado di recuperare palloni. Io sono d'accordissimo, perché sono fatti per far quello. Il problema è quando non gioca Arthur, che Bentancur deve fare quello e non più lo schermo davanti alla difesa. E allora vai a snaturare il giocatore e vai a perderci sia in impostazione e sia in fase di recupero pallone. Quindi secondo me serve un giocatore che possa fare le veci di Arthur. E i nomi sono sempre due potenziali candidati ad arrivare a gennaio, anzi, in realtà è uno, perché Locatelli ce l'hanno tolto, l'hanno detto, non parte nessuno adesso. È Rodrigo De Paul. Però capisco che in meno di una settimana imbastire questa trattativa, perché magari è già tutto pronto, manca solo la firma, però non è ancora mai uscito niente. Sarebbe veramente interessante vedere De Paul, che potrebbe, secondo me, addirittura ritagliarsi un posto nei titolari.
eventualmente, o lottare comunque per una maglia da titolare. Ad oggi i titolari sono tre: Bentancur, Arthur e McKennie. Due davanti alla difesa, un esterno che si accentra e fa salire Cuadrado. Esattamente la posizione che faceva Kulusevski a inizio stagione, quando abbiamo visto che invece McKennie probabilmente la sa fare meglio e ci dà anche più stabilità a centrocampo. Quindi McKennie e Arthur, veri uomini chiave della Juventus, sono i due che difficilmente fai fatica a togliere ai titolari, perché ovviamente togli Bentancur, metti Rabiot, lo schermo davanti alla difesa ce l'hai. Ramsey potresti metterlo al posto di McKennie, sono d'accordo. Poi perdi molto sulla copertura della fascia e sulla dinamicità del giocatore sull'esterno. Invece McKennie ha un'energia incredibile e quel ruolo lo fa benissimo. De Paul potrebbe fare entrambi, sia il trequartista che va sull'esterno, sia il regista che muove tutto il centrocampo. E quindi sarebbe veramente la controfigura ideale per due giocatori. Ad oggi vi dico che non avrei neanche un dubbio. Ad oggi andrei a prendere immediatamente Rodrigo De Paul a gennaio, perché ci serve per questo discorso qua. Quindi Arthur ieri, tra l'altro, autore del primo gol della Juventus, il primo gol in bianco-nero, nella ripresa ha perso dei palloni che non sono suoi proprio per questo discorso di stamina che veniva a mancare. Secondo me sono super positivi tutti e tre, anche McKennie che ancora una volta fa gol, si inserisce, ha rischiato addirittura la doppietta. Secondo me tutti e tre centrocampisti ieri da 7, ognuno per un motivo diverso. Arthur, al di là del gol, che non è quello che voglio da Arthur, solito possesso della palla, c'è stato un momento nel primo tempo che ha fatto palla c'è, palla non c'è, ha mandato al bar tutti, sono andato, io ho urlato in live perché sono impazzito a vedere quel gioco di gambe che ha disorientato completamente tre giocatori del Bologna. Ha ripreso qualche errorino, ma il gol dell'1-0 compensa tutto. Bentancur ha recuperato una marea di palloni, secondo me ha giocato benissimo, una garra charrua, dato che si parla di uruguagi, una garra incredibile quella di Bentancur di ieri. E McKennie, oltre al gol, il solito sempre lavoro martellante, avanti, indietro, pressing, ti mangio le caviglie, attento, mettiti parastinchi anche sulle caviglie perché sennò per te è un disastro. 7 a tutti e tre, centrocampo titolare, facciamo prima dire così. E poi ci sono Kulusevski e Ronaldo. Ronaldo autore dell'assist per il gol dell'1-0, anche se sì. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto ancora una volta Ronaldo. Dopo l'Udinese faccio fatica a trovare delle vere e proprie prestazioni da Ronaldo, perché anche quella con il Napoli, l'abbiamo detto l'altro giorno, e si è fatto gol e si l'ha risolta. Però non è una gran partita da Ronaldo. E noi lo sappiamo, lui ha dei periodi di pausa. Arriva un momento in cui fa fatica, non è il primo anno, non è il secondo anno, è il terzo anno che vediamo questa cosa e dobbiamo accettarla, perché poi quando esce da questo involucro, facciamo finta che Ronaldo a inizio stagione è un bruco, ora è una crisalide, e poi quando si apre questo bozzolo diventa una splendida e magnifica farfalla, noi aspettiamo il Ronaldo farfalla dei prossimi mesi. In questo momento è lì, è un metapod in questo momento, è un cacuna, sta aspettando di evolversi. Poi uscirà questa bellissima farfalla e segnerà valanghe di gol e tornerà Cristiano Ronaldo. Il voto di ieri, secondo me, sia di Ronaldo che di Kulusevski, è un 6-, non grandissimi squilli, anche Kulusevski molto nervoso, era stato ammonito e continuava a entrare nervosamente. Per un momento io ho pensato di rischiare di rimanere addirittura in 10. Continuità a questo attacco Ronaldo Kulusevski da parte di Pirlo, ma ieri secondo me è stato poco impattante. L'abbiamo vista la differenza appena entrata Morata. Appena entrato Morata, prima palla in verticale, perché Morata fa il taglio per andare ad aggredire lo spazio, prima occasione per la Juve, da cui poi nasce l'angolo su cui segnerà McKennie. Quindi veramente in questo caso il cambio di Pirlo al momento giusto, io avrei probabilmente fatto prima, ma lui l'ha fatto a quel momento, si è rivelato giusto, perché il Bologna era un po' in difficoltà e Morata ha dato veramente un macigno. Poi abbiamo continuato ad attaccarci, ci siamo mangiati altri gol, quindi ripeto, le occasioni le abbiamo avute, sì, spreconi, ma vuol dire che le occasioni le abbiamo avute, quindi ok. E aggiungo io, sempre meno Ronaldo dipendenti. Perché se Cristiano Ronaldo si chiama fuori da tutto questo e fa la partita da 6-, vuol dire che la Juventus è forte al di là di Cristiano Ronaldo. Ma questo l'abbiamo sempre detto, non è una novità. Tanti mi mettono in bocca cose che non ho mai detto, ma chi invece segue questi video dall'inizio alla fine sa che ho sempre mantenuto un'idea logica e coerente che si è evoluta nel tempo, ma non è mai impazzita da un momento all'altro. E quindi Morata ha risolto, secondo me, la partita da subentrante, gli do 6,5, perché secondo me quando è entrato veramente ha cambiato la partita. Poteva anche provare a fare gol, ma poi ha dialogato molto, si è mosso, ha combattuto, si è sbattuto, solito lavoro sporco che fa Alvaro Morata.
Secondo me è stato un buon ingresso. Gli altri invece sono Rabiot e De Ligt, scusate, guardo qua, e Ramsey perché non me li ricordavo tutti, che sono entrati quasi a partita conclusa, hanno avuto una decina di minuti più recupero a disposizione, quindi non un grandissimo impatto, ma avremo occasione di rivederli prossimamente, magari già nella partita di mercoledì con la Spal. E poi passiamo a Pirlo. Pirlo ha fatto il suo, Pirlo ormai, anzi, Pirlo non ha fatto il suo. Pirlo si sta evolvendo e sta andando nella direzione di, ho capito come questa squadra deve girare, quali sono i titolari, quali devo mettere, dove li devo mettere, il momento in cui dare continuità a uno, dare continuità all'altro, perché anche questa cosa di Kulusevski titolare non Morata. Morata si merita il posto da titolare, cioè non discutiamo di questa cosa. Morata è estremamente più impattante, però ha capito che non può dire giocano sempre Ronaldo e Morata. Arriverà un momento in cui Morata ne fa due dalla panchina, Supercoppa e Genoa, magari tre, e Bologna, magari tre con la Spal. E tocca anche a Kulusevski, che è un ragazzo giovane, che è un ragazzo, che è un prospetto interessante per la Juventus, ma deve giocare. E deve giocare e sta giocando. E deve sbagliare, e particolarmente ogni tanto sta sbagliando. Ed è giusto che sia così. Quindi i titolari sì, e nei titolari ci possono essere un paio di giocatori che di tanto in tanto partono dalla panchina. O partano o non entrano proprio e giocano quella dopo. La Spal sarà tutta un'altra roba, eh. Non ci sarà continuità con la Spal, o almeno io credo che non ci sarà continuità di formazione con la Spal. E credo che sia giusto fare turnover in Coppa Italia contro una squadra addirittura di Serie B e non sprecare energie preziose perché il tempo stringe, cioè la rincorsa la dobbiamo fare adesso, non quando ne abbiamo voglia, quando sono freschi adesso. Quindi Danilo, quindi Morata, quindi Ronaldo, quindi Arthur. Quindi McKennie potrebbero tirare fiato, Chiellini potrebbero tirare fiato. E giocare quelli che in questo periodo invece hanno giocato poco per mettere minuti interessanti nelle gambe. Ecco che la partita con la Spal diventa anche interessante per questo, è in chiave turnover e in chiave raggiungiamo tutti lo stesso livello tutti insieme. Vediamo se guarirà Alexandro, vediamo se ce la farà Dybala, vediamo se Demiral sarà ok. Però questa è la strada giusta. Un modulo 4-4-2 che diventa 3-1-6 in fase offensiva, anche se ultimamente mi sembra sempre più un 4-4-2 puro, a patto che McKennie e Cuadrado facciano così con Danilo che è un terzino semplicemente bloccato, e dei titolari. Quindi bravo Pirlo, 7. 7 per la continuità e voglio vedere se continueremo ad avere questa continuità. Io ad oggi ovviamente sono contento di quello che vedo per quanto riguarda la Juve. E siamo sempre lì. Se riusciamo a avere continuità, secondo me questa squadra diventa pericolosa per tutti, perché nell'uno contro uno me la gioco veramente con qualsiasi squadra.